Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume undicesimo, capitolo 35, 2 settembre 1912. Stavo dicendo al mio sempre amabile Gesù: l'unico mio timore è che tu mi potessi lasciare, ritirandoti da me. E Gesù: figlia mia, non posso lasciarti, perché tu non vi rifletti su di te, né prendi nessuna cura di te. Le riflessioni, le cure personali, anche sul bene, per chi mi ama davvero, sono tanti vuoti che forma all'amore. Quindi la mia vita non riempie tutta l'anima. Sto come da banda, a un angolo, e le anime mi danno occasione di fare le mie ritiratine. Mentre per chi non è portato alle riflessioni delle cure proprie e pensa solo ad amarmi, prende cura di me ed io la riempio tutta. Non c'è punto della sua vita in cui non trovi la mia. E volendo fare le mie ritiratine dovrei distruggere me stesso, ciò che non può essere mai. Figlia mia, se sapessero le anime il male che fanno le riflessioni proprie, incurvano l'anima, l'abbassano, le fanno tenere la faccia rivolta a se stessa, e più si guardano, più umane diventano, più riflettono, più sentono le miserie, più si immiseriscono. Mentre il solo pensiero di me, di amarmi, di starsi abbandonata tutta in me, fa dritta l'anima, e col tenere la faccia a guardare me solo, si innalzano e crescono.
Più mi guardano, più divine diventano. Quanto più riflettono su di me, più si sentono ricche, forti, coraggiose. Poi ha soggiunto: figlia mia, le anime che stanno unite col mio volere e che mi fanno fare la mia vita in loro e pensano solo ad amarmi, sono unite con me come i raggi al sole. Chi forma i raggi? Chi dà loro la vita? Il sole. Se il sole non potesse formare i raggi, non potrebbe estendere la sua luce, il suo calore. Sicché i raggi aiutano il sole a fare il suo corso e lo abbelliscono di più. Così io, per mezzo di questi raggi che formano una cosa sola con me, mi distendo su tutte le regioni e do luce, grazia, calore e mi sento più abbellito che se non li avessi. Ora si potrebbe domandare ad un raggio di sole quante vie ha fatto, quanta luce, quanto calore ha dato. Se avesse ragione risponderebbe: ma non mi voglio prendere la briga di ciò, lo sa il sole e basta. Solo che se avessi altre terre a cui dare luce e calore, lo darei, perché è il sole che mi dà vita, tutto può aggiungere. E se il raggio volesse riflettere, rivolgersi indietro a ciò che ha fatto, perderebbe il suo corso e si oscurerebbe. Tali sono le mie anime amanti, sono i miei raggi viventi, non riflettono su ciò che fanno. Starsi nel sole divino è tutto il loro intento. E se volessero riflettere, succederebbe a loro come al raggio del sole. Molto ci perderebbero. Capitolo 36, 6 settembre 1912. Continuando il mio solito stato, quando appena il benedetto Gesù è venuto, mi ha detto: figlia mia, io sto con le anime dentro e fuori, ma chi sperimenta gli effetti? Chi si avvicina con la sua volontà alla mia? Chi mi chiama? Chi prega? Chi conosce il mio potere e il bene che posso fargli? Altrimenti succede come a quel tale che tiene l'acqua in casa e non si avvicina per prenderla e bere. Ad onta che c'è l'acqua, non gode il beneficio dell'acqua e brucia dalla sete. Così, se si sente freddo e mentre c'è il fuoco non si avvicina a riscaldarsi, non godrà il beneficio del calore, e così di tutto il resto. Quale non è il mio dispiacere che mentre voglio dare, non c'è chi prenda i miei benefici. Bene, proviamo a fermare qui la nostra lettura, perché il primo capitolo, ecco, che riprende un tema che Gesù sta ampiamente affrontando in questa prima parte dell'undicesimo volume, cioè quella dell'anima ripiegata su se stessa, ecco, ci offre l'occasione anche di meditare su un celebre miracolo evangelico di Gesù, no? La guarigione della donna curva. E qui le espressioni che Gesù usa ci danno proprio l'interpretazione autentica, insomma, anche per noi sacerdoti, quando dobbiamo fare la spiegazione e l'omelia di questo miracolo, insomma, abbiamo le parole stesse di Gesù, no? Chi è quest'anima curva? È l'anima che fa le riflessioni proprie, dice Gesù. Attenzione, è quel riflettere sterile su se stessi, che è molto diverso dal ben riflettere, insomma, perché l'attività della riflessione non è che è importante per l'anima, ma di più, perché tutte le stupidaggini che si fanno in continuazione si fanno perché non si riflette bene, ecco, ma si riflette quasi sempre male. Quindi riflettere bene significa riflettere come Dio vuole, riflettere non su noi stessi, ma sulla realtà oggettiva delle cose a partire da Dio, applicandola a noi stessi per comprendere
cosa accade in noi stessi e fare i dovuti passi di conversione, di cambiamento, di miglioramento. Invece l'anima curva è quella che riflette, lo dice subito Gesù, su di sé e si prende cura di sé. Ovviamente anche queste due attività vanno ben interpretate, no? Ecco, immaginiamo che se una persona un po' non accorta prende questo testo e comincia, come dire, appunto a trascurarsi, nel senso che lascia che la casa va in malora, non si lava più, non si pettina più, non si veste più decentemente, dice, ma sì, perché Gesù ha detto che non bisogna prendersi cura di sé. Ecco, no, quindi io preferisco sempre fare qualche esempio paradossale, perché ho imparato, l'ho detto tante volte, che è meglio una parola in più, forse non necessaria ai molti, che una parola in meno che magari a pochi potrebbe far prendere qualche direzione malsana, no? E così la riflessione su se stessi, anche per esempio su quello che abbiamo fatto di non positivo, per esempio, è, come dire, quando è che una persona si converte? Pensiamo alla parabola del figlio al prodigo, no? Quando la persona rientra in sé e dice, ma che cosa ho combinato? Ma c'ho mio padre che mi vuole un bene infinito e che mi sta aspettando, ma chi me lo fa a fare una vita di questo genere? Ecco, allora dobbiamo circoscrivere bene, eventualmente anche con l'ausilio di alcuni esempi, e cercherò di farli, cosa vuol dire riflettere su noi stessi e prendersi cura di noi stessi in modo disordinato, cioè in modo che si generi quella patologia psicospirituale, chiamiamolo così, che è rappresentata dalla donna curva. Allora, il problema è fondamentalmente dove è polarizzato il centro di attenzione. È un problema di attenzione, è un problema di considerazione. Noi sappiamo che, per esempio, tra le cose necessarie per imparare a vivere nella divina volontà, c'è quello che Gesù negli scritti chiama l'impegno dell'attenzione. Devo stare attento a cosa? A quello che Gesù vuole da me nell'attimo presente, a fare gli atti di unione con la divina volontà, per esempio, come abbiamo meditato nei giorni scorsi. Io adesso lavoro perché è Gesù che vuole lavorare in me. Quindi l'attenzione non è polarizzata sul mio lavoro. Io faccio questo lavoro perché mi piace, io faccio questo lavoro perché devo guadagnare, perché ho voglia. È chiaro che se il lavoro è una cosa gradevole, che Dio sia benedetto. È chiaro che conseguenza del lavoro è il guadagno, perché non si campa di aria in questo mondo. Ma è un problema di attenzione, di intenzione. Quando si dice che la vita nella divina volontà è tutta interiore, quando San Luigi Monforte diceva, parlando del trattato della vera, nel trattato della vera devozione alla Madonna, che la devozione vera a Maria è tutta interiore, e invece la stragrande maggioranza dei devoti sono concentrati solo su ciò che è esteriore, pensando che ho fatto quello, hanno fatto tutto, e invece non hanno fatto niente, intendeva far riferimento a queste cose. Allora, cominciamo a fare un pochino di esempi, no? E la persona incurvata su se stessa, da un punto di vista psicologico, non ha altra attenzione che se stessa. In tutto quello che fa, ma proprio in tutto quello che fa. Allora, facciamo un pochino di esempi. Prega se ne ha voglia, quando ne ha voglia. Se ha fatto un pochino di vita interiore, e non è proprio così grossolana, magari prega anche quando non ha voglia.
ma quando non ha voglia prega di fretta e svogliata, come una cosa che deve fare per forza. E lo fa non tanto perché ha compreso le motivazioni profonde della preghiera, no? Ecco, ma non è escluso, insomma, che ci sia qualche, come dire, intenzione meno nobile. Tipo, però se non prego poi chissà che mi succederà, e però poi ci saranno qualche grazia che non arriveranno, e poi però può darsi che Dio mi castiga anche addirittura, insomma. Proviamo a fermarci, no? Che cosa mi succederà? Che Dio mi castiga? Che ci sarà qualcosa che non mi conviene che accade? Qual è il centro? Mi, la persona. La persona va a lavorare. Cosa fa mentre lavora? Vive nella divina volontà, cioè lavora perché Dio vuole che noi lavoriamo. E quindi offre il lavoro a Dio, non lavora per chi vede il suo lavoro, non lavora perché il datore di lavoro ti dica ma quanto sei bravo, o perché i colleghi dicono ma guarda quanto è bravo, o perché ti gratifichino, o perché ti dicano qualcosa. E io lavoro per il Signore e faccio il mio lavoro con la massima perfezione possibile, ma non per fare scatti di carriera, per guadagnare di più, perché gli altri lo notino, perché così mi stimino, perché mi dicono che sono bravo, eccetera, eccetera. Ma perché lo sto facendo per il Signore, al Signore si offrono le cose migliori della nostra vita, e perché il mio lavoro è il mio ti amo a Gesù, perché lo sto facendo per Lui, cioè dico sempre, no? Se noi stessimo a pensare bene, cioè se noi potessimo fare una cosa per Gesù, ma cercheremmo di farla. Immaginiamo che ci fosse proprio Gesù che viene, che ci appare, ce lo chiede, mi faresti questa cosa per me? Ma noi, ma come lo faremo? Cercheremo di dare il meglio di noi stessi, no? Ma questo vale in tutte le cose. Allora è chiaro che una persona che, cioè, la donna curva, mentre la donna fisicamente curva, si vede che era curva, l'anima curva si capisce a chi c'ha l'occhio clinico, che è incurvata su se stesso. Ma esteriormente, per esempio sul lavoro, potrebbe essere una persona bravissima, d'accordo? Quindi che lavora bene, che lavora sodo, che fa le cose fatte bene. Il problema della donna curva è perché e per chi fa quelle cose. E come le fa. Come comprendiamo ancora se siamo o no ripiegati su noi stessi? Il nostro rapporto con il rimprovero, quando ci sono persone, dall'amico al conoscente, al confessore, al datore di lavoro, se vogliamo, il rapporto col rimprovero e il rapporto con le mortificazioni. Se a me un rimprovero mi uccide, mi distrugge, mi lacera, d'accordo? Se uno mi dice mezza cosa, sembra come se mi avesse ammazzato. Cosa significa? Significa che il centro della mia vita è polarizzata sulla gratificazione che io cerco per quello che faccio dalle creature. Cioè al centro sono io e sono io curvo su me stesso, quindi che avverto le mie miserie e che cerco di compensarle attraverso l'affetto che mi viene dalle altre creature. Quindi, se mi arriva il rimprovero, che a livello sensibile è il contrario dell'amore a livello sensibile, mi uccide. Mi uccide. E apriti cielo. La stessa cosa vale per le mortificazioni o per le umiliazioni ricevute, volontarie o a volte anche involontarie, perché a volte i nostri simili, poverini, come dire, ci mortificano, ci umiliano in maniera del tutto involontaria, specialmente quando le persone, insomma, sono un po' ignoranti, un pochino grossolane, magari fanno, insomma, delle cose che non si dovrebbero fare, però si capisce che poverino, quello non se ne rende conto di quello che sta facendo, poverina, no? E quindi ci si passa sopra con straordinaria nonchalance, no?
L'anima curva su se stessa, una tragedia. La faccia è rivolta sempre su se stessi. Anche il rapporto con Gesù è un rapporto, mi si passi il termine, egoistico. Cioè, nel senso che io sto con Gesù tanto quanto sto bene. Questa cosa mi fa stare bene. Quindi tanto quanto ci stanno le consolazioni sensibili, perché generalmente un'anima di questo genere non va oltre per quanto riguarda la vita interiore, fino a quando non si converte un po', quelle piccole consolazioni sensibili, che è il massimo che Gesù può concedere a queste anime senza che ciò vada al loro nocumento. Non è che Gesù non le ama o non gli vuole bene, ma sono anime appunto malate, sono donne curve, o uomini curvi, sono pure gli uomini curvi. E quindi non le si può dare loro un qualche cosa che anziché fargli bene le farebbe male. Ancora, sono anime tendenzialmente depresse, nel senso che non accettano i propri difetti e quindi cominciano a pensare a se stessi in maniera negativa, perché il processo psicologico che parte, io ho un difetto, ho una cosa che non va bene, quindi non mi vorranno bene. Quindi non mi accetteranno, quindi mi mortificheranno. E questo è il male assoluto per queste anime. E attenzione, più si guardano, più umane diventano, cioè si instaura un circolo maledetto proprio, da cui non si esce. Più riflettono in questa maniera, più sentono le proprie miserie, più immiseriscono. Non aprono le porte. Non si aprono a Gesù, non guardano a Lui e cadono in depressione. E cadono in depressione, angosce, pianti di tutti i colori. Pur senza cadere, non è detto che questo accada, nella depressione, diciamo così, clinica, cioè in quella che poi c'è bisogno dello psicologo o dello psichiatra in certi casi o dei farmaci, che purtroppo. Le forme patologiche di questa espressione, di una grande miseria, come dire, caratteriale, comportamentale, possono portare alla depressione in senso stretto. Allora, qual è la terapia? Che si comincia a pensare a Gesù, ad amare Lui, a stare abbandonati in Lui, dice Gesù. Allora, io non penso a me, penso a Gesù, non penso se sto bene io o se non sto bene, non sempre penso come mi trattano a me, ma comincio a pensare a Lui come centro della mia vita. Non penso se gli altri mi amano o non mi amano, io penso se io amo Gesù in tutto quello che sto facendo e mi preoccupo e soffro o non soffro eventualmente se vedo Gesù amato o non amato. Sto tutto abbandonato in Lui, nel senso che prendo tutto come Gesù me lo manda e perché Gesù me l'ha mandato, né più né meno. Non guardo le cose con occhi umani, più si guardano, più umane diventano, ma con occhi soprannaturali. E che cosa succede? Solo facendo questo. L'anima s'addrizza e col guardare Gesù si innalza e si cresce. Ancora, più si fa questa cosa, più si smette di guardare a se stessi e si guarda a Lui, più divino si diventa. E quanto più si riflette, attenzione, non so se, su Gesù, io penso a Lui, a quello che farebbe, a come si comporterebbe, a quello che vuole, a quello che mi sta mettendo davanti. A quello che mi sta chiedendo oggi nella mia vita, al cammino che mi sta tratteggiando davanti, dove vuole che io percorro. Riflettere su di lui fa sentire la persona forte, ricca, coraggiosa. Chi sono queste anime? Dice Gesù, le anime unite col mio volere e che, attenzione, mi fanno fare la mia vita in loro. Stupendo questo qui, no? Perché
Perché vivere nella divina volontà è avere dentro di noi, questo ricordiamolo, la vita della divina volontà operante in noi, che non è altro che la vita di Gesù. Gesù che fa la sua vita in me. Non io che faccio la mia vita in Gesù, ma di più. E questo è possibile quando si sta in stato di unione col suo volere. Ora, ogni volta che un'anima comincia a riflettere su se stesso, quindi a curare la propria persona, cioè a fare in modo di fare di tutto perché nessuno mi tratti male, perché tutti mi trattino bene, eccetera, c'è questo continuo pensiero, sono tanti vuoti che forma l'amore. Fino a che possono essere il vuoto a volte, quando la persona si sente vuota, svuotata, quando si sente veramente esaurita, e veramente rasentando la disperazione. C'è questa cosa, e attenzione, la cosa brutta è che queste anime rifiutano spesso e volentieri di riconoscersi come tali. Non lo vogliono fare, e anche quelle rare volte che si accende qualche lampadina e che se ne accorgono, è una lampadina che sembra come la luce dell'albero di Natale, si accende fioca intermittenza per qualche attimo, dopodiché il dolore che sentono, che tende alla disperazione, quindi al dire vabbè, che disastro, sono fatto così, non ci posso fare niente, le prende e fa staccare la spina. E quindi anziché prendere in mano la situazione o chiedere aiuto o farsi aiutare, bene, staccano la spina e continuano come prima. Le anime amanti, dice Gesù, sono come i raggi del sole. Partono da lui, illuminano, scaldano, non gli importa dove, quando, se, perché, fino a che punto, non ci importa niente. La loro unica intenzione è stare nel sole divino. Altra piccola considerazione nel secondo capitoletto, no? Dice Gesù, un'affermazione di un dato di fatto che ci fa sempre capire che nella vita terrena tutto dipende da noi. Tutto dipende da noi. I miei amici, che raccomando, che sono i The Sun, cantano una bellissima canzone, tutto comincia se lo vuoi, si chiama L'alba che vuoi, tutto comincia se lo vuoi, dice Gesù, io sto dentro e fuori dell'anima, Gesù sta dentro e fuori tutte le anime, anche dei musulmani, anche dei pagani peccatori, di tutti. D'accordo, i musulmani non, probabilmente in questa vita non avranno mai nemmeno la possibilità di riflettere su questo, perché non ci credono che Gesù Cristo è il figlio di Dio, d'accordo? Ma non toglie il fatto oggettivo che Gesù, questo dobbiamo pensarci, stia dentro e fuori anche a una persona che non crede che lui è il figlio di Dio, che non è cattolico, che non è credente, che non è cristiano. La cosa grave è che questa è una realtà ignota ai battezzati, ai figli di Dio. Gesù dice, chi si avvicina con la sua volontà alla mia? Chi mi chiama? Chi mi prega? Chi conosce il mio potere e il bene che posso fargli? E chi me lo fa fare? Nessuno. O quasi. Mentre voglio dare, non c'è chi prenda i miei benefici, come uno che c'ha l'acqua in casa, sta morendo di sete, c'ha l'acqua dentro casa, deve solo aprire il rubinetto, non lo apre. Fa freddo, c'ha il camino, non l'accende, c'ha la stufa, non l'accende, c'ha il riscaldamento, non gira la manopola, non lo mette in moto. È una cosa assurda questa, sì, eppure questa è la realtà della quasi totalità degli uomini, e la cosa drammatica è la realtà di tantissimi. Non diciamo la quasi totalità, vogliamo essere un po' ottimisti, ma di tantissimi figli di Dio, che vivono come se Gesù non ci fosse,
che hanno un rapporto con lui estrinseco, distante, formale, di occasione, di facciata, quando va bene, e delle volte zero assoluto. E Gesù, quale non è il mio dispiacere, che mentre voglio dare, non c'è chi prenda i miei benefici. O Santa Vergine Maria, la tua presenza e la tua persona si staglia sempre ritta, oltre che retta, ecco, nella capacità soprannaturale, ecco, di far vivere la divina volontà in sé, cosa che ha caratterizzato tutta la tua vita terrena, con un comportamento grandioso, ecco, eroico, che ti ha aperto gli orizzonti di una vita felice anche in questo mondo. Aiuta tutte quante quelle anime che stanno in questa triste condizione del fare la riflessione propria, di essere incurvate, tenendo la faccia rivolta a se stesse. Ecco, e comincia ad aiutarle a guardare anzitutto te, che già è una grande liberazione, e poi insieme a guardare Gesù, che le renda finalmente ritte, sane, forti, ricche, coraggiosi e finalmente felici anche in questa vita. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.